Ciao a tutti, benvenuti in questo primo video. Io sono Federico e sono qui oggi per realizzare il primo video il cui scopo è insegnare le basi del mixaggio, delle console, di come funzionano, di tutto questo mondo che sta attorno alla figura del DJ. In questa prima lezione andremo a vedere com'è composta una console. In questo caso ho due CDJ Pioneer 850 e un mixer Pioneer DJM 800. Iniziamo subito guardando i lettori. Mi concentrerò soltanto su uno per il semplice fatto che le funzioni sono uguali per entrambi i lettori. Nel lettore qui possiamo vedere che ho inserito una chiavetta USB, perché questi CDJ in particolare hanno la possibilità di leggere chiavette USB preparate con Rekordbox, argomento di cui ne parleremo in una prossima lezione. Io appunto ho già inserito la chiavetta, ho selezionato qua la modalità USB, ho già caricato una traccia attraverso questa rotella, appunto. L'ho già caricata all'interno del mio lettore. Ho fatto anche la stessa cosa su questo lettore, anche se non ci servirà per il momento. Possiamo subito partire con i tasti play, pause e cue. Allora, il tasto play ha la semplice funzione di far partire la traccia in questo modo. Niente di più, niente di meno. Il tasto cue funziona più come pulsante, ovvero mentre lo tengo premuto lui mi farà ascoltare la canzone. Nel momento in cui lo rilascerò lui tornerà però al punto iniziale della canzone. Vi faccio sentire. Lui ha già riavvolto, diciamo, il disco all'inizio. Il cue è molto utile nel momento in cui dobbiamo fissare un punto di taglio, ovvero il punto in cui noi dovremo far partire questa canzone. Per esempio, se in questo momento questo CDJ sta riproducendo una canzone e noi dobbiamo far entrare la canzone che viene riprodotta all'interno di questo CDJ, ci basterà fissare un cue nel punto in cui noi vorremmo far iniziare questa canzone per poi metterla a tempo con quest'altra. Nel momento in cui voi caricate una canzone, il CDJ fissa già all'inizio il cue, ovvero il punto di taglio sarà l'inizio della vostra canzone. Tuttavia, molto semplicemente facendo partire la canzone sarà sufficiente metterla in pausa, dove vi farà ascoltare un piccolo pezzo della canzone in cui ci troviamo. Attraverso la jog possiamo muoverci, trovare la battuta. In questo caso io non la trovo perché non sto neanche ascoltando in cuffia, soltanto per fare un esempio. Mettiamo caso che la nostra battuta sia qui, noi premeremo il tasto cue e lui ci fisserà un punto di taglio non all'inizio della canzone, appunto, ma dove abbiamo deciso noi. Detto ciò, come avete potuto ascoltare, il tasto play pause all'inizio fa partire la canzone, ma quando viene già riprodotta, nel momento in cui lo premiamo, ci fa ascoltare una piccola parte della canzone. Noi per farla fermare dobbiamo premere il tasto cue, che ci porta appunto a dove abbiamo stabilito noi prima. Questo slider qua a destra viene chiamato pitch control, allo scopo di velocizzare o rallentare la canzone. Facendo così noi andremo ad aumentare le battute per minuto, i BPM. Passeremo da un 130 di questa canzone a 143, mentre portandolo verso il meno diminuiremo la velocità della canzone. In particolare, ogni canzone bisogna sapere che ha una tonalità che viene espressa tramite una chiave musicale. Nel momento in cui noi andiamo a velocizzare la canzone andremo a cambiare anche questa intonazione musicale, quindi nel caso in cui, specialmente se stiamo ascoltando appunto un vocale, noi sentiremo la voce distorta, sentiremo che la chiave della canzone è cambiata. Molto semplicemente andremo ad utilizzare lo strumento master tempo. Noi con lo strumento master tempo ci assicuriamo che la chiave della canzone rimanga sempre la stessa nonostante la velocità aumenti e diminuisca. Facendo ciò il mix risulterà molto più pulito. Successivamente abbiamo il tempo. Molto semplicemente col tempo noi possiamo stabilire la sensibilità del pitch control, ovvero in questo momento, non so se potete vedere, è a più o meno 16. Questo vuol dire che lui mi permetterà di, dalla velocità normale, avere un range di più o meno 16 BPM in base a come muovo il pitch control. Successivamente troviamo la modalità jog mode vinyl. Attraverso questa funzione noi possiamo impostare come utilizzare il nostro CDJ, ovvero utilizzarlo come CDJ effettivo oppure utilizzarlo in maniera tale che lui riesca a simulare soltanto in parte, appunto, un vinile. Andiamo quindi a premere il tasto vinyl, si illuminerà sia la scritta vinyl all'interno del nostro lettore e sia il nostro tasto. Cosa succede? Questa funzione ci tengo a precisare che è presente anche in molti software come Virtual DJ, solo che viene chiamata Scratch Mode. Nel lettore invece CDJ viene chiamata più che altro come Vinyl Mode. Se noi stiamo utilizzando la Vinyl Mode, appunto, quando noi prendiamo e facciamo partire una canzone e andiamo a premere sopra la jog, andiamo a eseguire un movimento, eseguiremo lo scratch come se fosse un vero vinile.
nel momento in cui la rilasciamo la canzone riparte. Noi attraverso questo Vinyl Speed Adjuster possiamo decidere la sensibilità del lettore, ovvero che quando prendiamo e premiamo per esempio la jog e rilasciamo, eseguirà un movimento come un vero vinile, ovvero partirà piano piano la traccia. Noi adesso andiamo a disattivarla e riprendiamo. Nel momento in cui noi utilizziamo la jog e il lettore non è impostato in modalità vinile, noi andremo semplicemente a cambiare temporaneamente la velocità della canzone, in maniera tale che se noi stiamo facendo suonare questa canzone e qui vogliamo far entrare quest'altra, noi fisseremo un punto di taglio di questa canzone dove far iniziare la canzone e la faremo partire cercando di sincronizzare le battute. Molto probabilmente però non sarà possibile farlo esattamente, quindi noi attraverso la jog possiamo sistemare le battute finché non notiamo che sono effettivamente a tempo. Con questo tasto è possibile, ovviamente, come c'è scritto, rimuovere il CD, mentre per rimuovere il chiavetta USB è da tenere premuto il tasto USB stop, come per espellere una chiavetta quando è inserita in un computer. Questi tasti qua servono per fissare un loop. Il loop, come suggerisce la parola in inglese, è una ripetizione della canzone, ovvero nel momento in cui noi facciamo partire la canzone e premiamo per esempio 1, il lettore ci farà ascoltare 1 una battuta, ok? Quando premiamo 2 sono 2 battute, ci fa ascoltare le battute presenti nel momento in cui noi avevamo premuto il tasto. Possiamo premere beat select, andiamo su quest'altra parte che non penso che vediate, c'è scritto un mezzo, un quarto, un ottavo, un sedicesimo, un ottavo di battuta e un sedicesimo di battuta. Per uscire dal loop è sufficiente premere exit. Questi due tasti servono per fissarlo manualmente. Come avete potuto vedere, in è il punto in cui voglio far iniziare il loop, out è il punto in cui voglio farlo finire. Lo fisseremo quindi manualmente e sarà sufficiente premere exit anche in questo caso per uscire. Troviamo infine nel lettore il tasto search per cercare un pezzo all'interno della traccia e track search per cercare una canzone all'interno della nostra libreria. I mixer variano molto in base al modello, quindi vi parlerò soltanto delle funzioni principali. Questo, come potete vedere, è un mixer a 4 canali. Possiamo vedere appunto questi 4 canali. Noi al momento stiamo utilizzando soltanto il primo e il secondo per il lettore di sinistra e di destra, in quanto stiamo utilizzando appunto soltanto 2 lettori. Questi qua sono i singoli volumi per ogni canale del lettore. Il crossfader serve per passare da un canale A a un canale B. Con queste opzioni possiamo impostare quale canale sia nella parte A e quale nella parte B. In questo caso l'1 e il 2 sono impostati come A e come B per fare un passaggio di questo genere. Qui abbiamo dei filtri che però non ci interessano al momento e qui abbiamo un equalizzatore che troviamo in praticamente tutti i mixer. Abbiamo un regolatore dei low, dei bassi, mid, medi, high, alti. È un equalizzatore appunto a 3 bande, viene detto, e ci permette di ridurre i bassi, i medi e gli alti o anche di aumentarli. Infine il trim, o anche chiamato gain in altri mixer o in altri controller, è il guadagno della traccia, molto differente rispetto al volume. Parleremo della differenza specifica in futuro. Qui abbiamo la possibilità di regolare il microfono, qui abbiamo degli effetti, qui abbiamo la parte dove abbiamo inserito la nostra cuffia. Per il preascolto parleremo della cuffia sempre in futuro. Qui abbiamo la possibilità di decidere quale canale ascoltare in cuffia. Qui abbiamo il balance tra left e right. Qui abbiamo il master, quindi il volume generale del mixer. Qui abbiamo la possibilità di inserire delle casse monitor. Qui abbiamo una serie di effetti presente nella maggior parte dei mixer per DJ. Qui abbiamo un piccolo schermo dove ci vengono mostrati gli effetti che stiamo utilizzando. Nelle prossime lezioni vedremo come utilizzare i singoli effetti, la differenza tra un controller è una console composta da CDJ e mixer fisici, come mettere a tempo delle tracce e moltissime altre cose ancora. Vi ringrazio per l'attenzione, ci vediamo al prossimo video.